We Are Derby, dice la scritta all'entrata del Pride Park, 33.600 posti a sedere, stadio del Derby County, che risiede ovviamente nella città di Derby, soprannominati i propri tifosi i Rams, gli Arieti, così come simboleggia il logo di questa squadra, tra l'altro storica, una, pensate, tra le più storiche d'Inghilterra e una delle fondatrici della Football League inglese, nata nel 1885, pensate che era la succursale della squadra di cricket della cittadina in questione. E oggi, ragazzi, cominceremo finalmente questa avventura in questa fantastica squadra che tra l'altro avete scelto voi. Quanti di voi sanno che questa squadra inglese ha avuto per un periodo di tempo, per un lasso di tempo, una colonia di giocatori italiani che si sono trasferiti? E me ne sono venuti in mente tre tra i più importanti, probabilmente, che sono stati Ravanelli, Eranio e Ciccio Baiano, e questa cosa un po' è stata quella che mi ha fatto scattare la molla per inserirla ovviamente nel sondaggio dove voi l'avete scelta. Tra l'altro vi dico, prima di andare in game, che ovviamente volevo uno di questi tre a guidare la squadra, e alla fine chi ho scelto Stefano Eranio. Perché Stefano Eranio? Stefano Eranio perché di fatto di tutti e tre è stato quello non solo che ha avuto più presenze con la squadra inglese, ma è stato quello che oltretutto è stato nominato capitano per un breve periodo della squadra, e nel 2009 è stato, pensato, addirittura messo nella lista dei giocatori più forti di sempre del Derby County. Quindi una grande soddisfazione per il nostro Stefano Eranio, come non potevo mettere lui alla guida questa volta della squadra inglese. Quindi noi oggi cominciamo ufficialmente la serie The Runs, i montoni oppure gli arieti, come volete voi, con il Derby County. Ragazzi, andiamo in game, perché oggi subito in questo primo episodio avremo un sacco di cose da fare. Vamos! Prima schermata, volutamente messo quella delle finanze, perché voi, non so quanti di voi sanno, nel 2021-2022 la squadra in questione, il nostro Derby County, è stato penalizzato di 21 punti per gravi problemi finanziari e di fatto retrocesso nella terza divisione inglese, ed è proprio per questo che ho volutamente messo per prima cosa la schermata delle finanze, perché se con la carriera al Benevento di solito chi mi segue sa che sto molto attento alle finanze, con questa carriera dobbiamo farlo ancora di più, perché è un club che già ha avuto problemi grandi finanziari, quindi dobbiamo cercare di stare attenti alle finanze, tant'è vero che se vedete in alto il nostro budget trasferimenti praticamente è zero, tant'è vero che io quando ho caricato questo campionato non sapevo come stava messo il bilancio del Derby County, perché ho letto questa cosa della penalizzazione, della retrocessione, di tutti i disastri, diciamo, che ha avuto negli ultimi anni questa squadra, e mi aspettavo un bilancio nettamente in negativo, e invece per fortuna quantomeno almeno su questo ritrovo un bilancio che comunque sia è a posto, e già questo ci fa piacere vedere questa cosa. Però ahimè, vedo che abbiamo un budget trasferimenti che è praticamente a zero, budget degli ingaggi non abbiamo nulla, disponibili non abbiamo niente, siamo pari con il fondo per gli ingaggi, quindi sicuramente dovremo andare a fare un po' di mercato in uscita, e presumibilmente lo faremo, perché non credo che ci serviranno tutti i giocatori che abbiamo, dobbiamo andare a fare una scelta. Tra l'altro vi dico subito che la tattica 4-2-3-1 l'avete scelta voi, signori, e io spero bene che questa sia la tattica giusta, perché giocatori io non ne conosco nemmeno uno, meglio, regà, probabilmente ne conoscerò, adesso me li andrò a vedere uno per uno, così li valutiamo insieme come inserirli in questa tattica, ma non credo che ne conoscerò molti, qualcuno magari che era in altre squadre d'Europa sicuramente lo conoscerò, ma magari non so che erano qui, e volutamente ho voluto fare questa cosa perché per lasciarmi un po' la sorpresa, anche per rendermi la vita un po' più difficile, perché se mandavo a studiare la formazione, mandavo a studiare i giocatori, vedevo come li potevo mettere, sceglievo io la tattica eccetera eccetera, troppo
troppo facile, raga. Quindi ho fatto questa cosa volutamente, perché così, per rendere, diciamo, la cosa un po' più complicata, ci piacciono le cose complicate. Allora andiamo, intanto ho messo le tattiche, ovviamente il 4-2-3-1 di Thiago Motta. Chi l'ha già scaricata sa che sono due le tattiche di Thiago Motta che sono state fatte. Una è contro le squadre normali, le squadre che comunque sia sono nettamente alla nostra portata. L'altra tattica è contro le squadre big, contro le squadre che sulla carta sicuramente sono un po' più forti di noi, e quindi magari tante volte andremo a cambiare, vedremo di partita in partita quale utilizzare per andarci a giocare le partite. Lasciamo quella standard per adesso e andiamo a vederci i giocatori. Abbiamo due portieri che sono John Vickers e Joe Wismy. Che bello, raga, voi sapete che io i nomi inglesi faccio fatica, quindi sarà una stagione tutta da ridere questa qui. Josh Wickers, 27 anni, portiere inglese. Vediamo quell'altro che è Joe Wismith, anche lui portiere inglese, sempre 27 anni. Diciamo che a primo impatto, diciamo a occhio, sicuramente forse quello che andrei a selezionare è questo, anche perché comunque un portiere già vedo una grande determinazione, è abbastanza bravo con i riflessi, tra l'altro è appena arrivato perché lo scorso anno era a Rotherham, quindi credo sia un nuovo acquisto del Derby County, mentre il nostro Wismith è qui già dal 2022, 46 presenze. Dei due Vickers da mettere in porta, almeno per adesso, raga, poi dopo vediamo. Comunque sia, voglio valutare anche bene le prestazioni che ci saranno, eccetera eccetera, però adesso faremo per adesso una formazione di base per capire. Intanto voglio capire se con la tattica che avete scelto abbiamo tutti i giocatori a disposizione, se ne dobbiamo magari eliminare qualcuno che diventa di troppo per questa squadra, anche perché ragazzi, dobbiamo andare a recuperare qualche soldo per poter fare un briciolo di mercato. I difensori centrali ne vedo tre: abbiamo Bradley, Nelson e Cashin. Sonny Bradley, già vedo giocatore molto forte in marcatura, bravissimo sui colpi di testa, ha una grandissima elevazione. La cosa che noto immediatamente, che mi va subito all'occhio, è che è un giocatore molto 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 lento, accelerazione 7, velocità 7, e questo mi farebbe presagire che non so se lo metterei titolare. Nonostante la sua grande elevazione, nonostante la sua forza fisica, giocatore di 1,96 m per 91 kg, sicuramente questo magari potrebbe esserci utile quando in quelle situazioni dobbiamo andare a buttare i palloni dentro, magari con i calci piazzati, per cercare di sbloccare la partita. Potrebbe esserci utile, ma non credo, raga, che forse lo farò partire titolare. Carty Nelson, giocatore sicuramente un po' meno bravo in marcatura, però sicuramente un po' più veloce, un po' più bravo in accelerazione, comunque un giocatore molto forte anche lui, altezza 1,87 m per 88 kg, bravo comunque nei colpi di testa, bravo nei contrasti. Probabilmente lo utilizzerò un po' più in copertura, visto che non è bravissimo in marcatura, quantomeno lo lascio per la copertura. Quindi sicuramente lo andrò ad utilizzare come difensore centrale in copertura. Vediamo l'ultimo, che è Cashin, che ha una buona marcatura, anche lui bravo colpi di testa. Devo dire che di tre difensori centrali li abbiamo tutte e tre forti fisicamente, anche lui 1,83 m, forza 15, massima elevazione 13, sicuramente non come gli altri, però è bravo anche lui nei colpi di testa, ha una buona aggressività, un buon coraggio, quindi sicuramente forse lo metterei in marcatura, forse, anche se vedo che comunque sia temporeggia nei contratti. Dobbiamo decidere, può darsi pure a questo punto li sostituisco, nel senso che gli scambio Nelson e magari lo mettiamo in marcatura, anche se non è bravissimo, e Cashin lo mettiamo in copertura. Però Nelson non era bravissimo in marcatura perché ha appena 12, quindi questa sarà da capire questa cosa. Diciamo che non partiamo bene con i due difensori centrali. Tra l'altro, mentre parlo, ragazzi, mi viene in mente che probabilmente magari Sonny Bradley, che poco fa stavo dicendo non so se lo faccio giocare, però in realtà tutto sommato forse lì a sinistra, tra l'altro essendo di piede sinistro e tra l'altro avendo caratteristiche di gioco cerca di infastidire gli avversari,
potrebbe forse essere sicuramente un'opzione migliore come difensore centrale di sinistra a posto di Cashin. Non lo so, ragazzi. Adesso valutiamo bene tutti gli altri giocatori, poi dopo magari ci torniamo sui centrali. Per adesso li lascio così tutte e due. Vediamo che cosa ci offre la fascia destra. Fascia destra che tra l'altro è un esterno completo, quindi ci servirà sicuramente un giocatore bravo nel dribbling, bravo a salire, molto veloce soprattutto, e non di meno però dovrebbe essere anche un giocatore che abbia un minimo a marcatura, un minimo a contrasti, perché comunque sia dovrà andare a fare la fase difensiva. Quindi io già vedo questo Kane Wilson che in realtà nonostante a 15 a dribbling, infatti ce lo porta come esterno completo a attaccare, ha una buona velocità, una discreta accelerazione, però ha poca decisione, ha poca contrasti e ha poca marcatura. Tra l'altro non è bravo né in intuito né in posizione, quindi né in fase offensiva né in fase difensiva, e questo un po' mi frena dal metterlo titolare. L'altra alternativa è Ryan Nyambe, bravo nei contrasti, bravo in marcatura, lui però al contrario del compagno di reparto è meno bravo sui cross, è un po' più scarso sul dribbling e sul controllo palla, tra l'altro anche i passaggi non è il suo forte, però vedo che lui ha una grande accelerazione, una buona resistenza, grandissima velocità, è fortissimo tra l'altro fisicamente, buona forza addirittura 16, integrità fisica 17. Questo forse per il mio modo di vedere questo modulo forse lo utilizzerei un po' di più, anche se quel cross 7, regà, è veramente poco. Lui tra l'altro è appena arrivato dal Wigan, vediamo, anche perché ho sottolineato questa cosa, appena arrivato, proprio perché comunque sia non credo che possiamo darlo via, perché non lo possiamo vendere, perché è appena arrivato, non se ne andrebbe mai, quindi sicuramente tra i due uno che non andrebbe via, che non darei, non metterei in lista trasferimenti è lui, perché è appena arrivato. Diciamo che secondo me lui è una buona alternativa quando ci sono quelle partite dove ci dobbiamo un po' più difendere, lui è più bravo in marcatura e forse lo utilizzerei di più. Peccato perché quel cross 7, regà, perché veramente lui poteva essere un buon titolare da quella parte. L'alternativa sicuramente ci rimane questo Kane Wilson, magari lo facciamo allenare in fase difensiva, è l'unica altra alternativa che abbiamo, perché poi a destra non abbiamo più nessuno, c'è Ward che forse tra i tre è un po' meglio, diciamo che lui è un po' più un esterno da difesa a tre, però comunque vedo che lo può fare l'esterno completo attaccare, non ha un grandissimo valore sui contrasti, nemmeno sulla marcatura, forse poca decisione, intuito e posizione, però nulla di irrimediabile, secondo me è un buon equilibrio rispetto agli altri due che abbiamo visto prima, è un po' meno veloce, però comunque a quel 14 a cross mi dà un po' una certa sicurezza nel volerlo mettere titolare. Cross anticipati, questa pure ce la dobbiamo giocare, diciamo che non siamo partiti proprio benissimo, regà. Nella scelta dei giocatori già comincio a vedere che sicuramente abbiamo un sacco di defezioni in squadra nei ruoli, nel senso che comunque sia di mercato ne dovremmo fare in futuro, perché tanti di questi già li vedo che non sono proprio il massimo per questo modulo, però intanto per iniziare va bene. Allora io qua vedo già un Callum Elder 3-5 settimane fuori, difensore sinistro. Dall'altra parte vi rifaccio vedere, abbiamo un terzino poco di spinta, terzino a sostenere, quindi un terzino che non dovrà salire tanto, non dovrà fare come il terzino a destra che farà l'esterno completo, sarà un po' più di contenimento, un ruolo un po' più equilibrato, quindi ci servirà uno che magari non ha una grandissima spinta, però che sappia tenere bene la posizione, soprattutto quella difensiva, che magari abbia buoni passaggi, abbia una buona tecnica e che soprattutto sappia difendere bene, visto e considerato che comunque sia già da quell'altra parte l'esterno completo salirà tanto, quindi da questa parte dobbiamo sicuramente avere uno che sappia difendere. Il nostro Elder ha una buona velocità, una buona accelerazione, però anche lui già vedo marcatura 11 e contrasti 12 e non è un buon inizio, diciamo, non è una buona cosa. Craig Forsyth invece dal canto suo ha buoni contrasti, ha buona marcatura, non ha un gran dribbling, ma come detto poco fa non ce ne frega più di tanto, cross a 14, gioco di squadra 14. Doti mentali che mi piacciono molto di questo giocatore, sicuramente agilità, resistenza, velocità, accelerazione non sono proprio il massimo, ecco, mettiamola così. Tra l'altro a 34 anni, un contratto in scadenza a fine anno,
E sicuramente questa potrebbe essere una scelta secondaria, il nostro Forsyth, anche perché non è un giocatore secondo me in grado, vista la resistenza 10, di tenere tutte quante le partite da titolare, anche se lui è un veterano del Derby County, da come vedo nelle statistiche carriera, perché è dal 2012 che è qui, 267 presenze col Derby County, 7 gol, quindi è un giocatore, un uomo squadra, ecco, mettiamola così, quindi sicuramente lo terremo perché gli faremo finire la carriera qui, insomma. Però sicuramente al momento, se proprio devo scegliere qualcuno, a sto punto, regà, mettiamoci Elder da quella parte. Io cominciamo male, nel senso che la linea difensiva non è proprio fatta da uomini perfetti per questa tattica. Io spero che dal centrocampo in su almeno riusciamo ad andare meglio. Partiamo dall'incontrista che deve essere comunque un giocatore che sappia difendere forte fisicamente, e io già vedo che tra i due Corey Smith ci azzecca proprio poco con quel ruolo, perché comunque sia marcatura 11, contrasti 13, non è bravo nei colpi di testa, forza 10, massima elevazione 9. Io lo toglierei subito, nemmeno guardo le altre statistiche, raga, perché tanto è inutile. Diciamo che forse Fornà nemmeno, Embleton nemmeno. Io già vedo che secondo me facciamo fatica anche a trovare l'incontrista. Anche Thompson non è il massimo, forse lui, anche perché incontrista difendere. Allora, lui forse ce lo potremmo mettere, perché a parte a 22 anni e comunque secondo me ha un buon margine di miglioramento, essendo abbastanza giovane. Quantomeno, regà, 13 a contrasti, 13 a marcatura, 14 a coraggio, 13 a concentrazione, ha un gran gioco di squadra, un grande impegno, un grande intuito, una grande posizione. Forza quantomeno a 13, esistenza pure, non ha una grandissima velocità, non è un giocatore velocissimo, però secondo me tra tutti quelli che abbiamo visto fino adesso Max Beard è l'unico che possiamo mettere lì, e quantomeno ci va a coprire il ruolo degnamente, mettiamola così, almeno degnamente. Ora dovremmo trovare un regista arretrato sostenere, il primo che vedo, questo sono andato a botta sicura, regà, perché lo conoscevo, quindi sono andato a botta sicura nel mettere Arien. Vedete già subito, controllo palla 13, passaggi 15, tecnica 14, visione di gioco 14, gioco di squadra 14, è un giocatore fenomenale lì davanti alla difesa a gestire i palloni, quindi sicuramente Arien lo metterò immediatamente in quel ruolo. Vedo che lo vuole l'Hull City, ma secondo me l'Hull City non se lo prenderà mai, perché già ne abbiamo pochi di giocatori adatti a questo modulo. Se tolgo pure Arien, che secondo me tecnicamente è uno dei più forti che abbiamo qui in squadra, anche se poi ne avevamo anche, volevo vedere gli altri, perché magari qualcun altro di questi, nemmeno a dirlo, forse un po' lui, ma nemmeno tanto, controllo di palla 11, mi è da ridere dopo, regà, per trovare i sostituti a questi che stiamo mettendo titolari, perché già sto facendo fatica con i titolari, figuriamoci dopo con i sostituti. Andiamo intanto avanti, quei tre lì dietro la punta. Allora, partiamo dall'attaccante esterno sostenere, io direi, vediamo subito se c'è qualcuno tipo Laing, Mendez Laing, che lo conosco perché me lo ricordo al Middlesbrough probabilmente, perché me lo ricordo questo giocatore, lo conosco di nome, diciamo, regà, non conosco le statistiche, però già vedo che attaccante esterno sostenere non è di piede invertito, quindi a me piacciono molto quando li metto come attaccanti esterni che stiano a piede invertito, quindi non so se lo utilizzerei da questa parte, anche se poi ha un buon dribbling, ha una buona accelerazione, una buona velocità, però non essendo di piede invertito io lo eviterei, forse magari lo metterei più come ala invertita dall'altra parte. Allora, vediamo gli altri che abbiamo a disposizione. C'è questo George Nunn che non me ne voglia però tutto, ma probabilmente lui non giocherà praticamente mai. Poi abbiamo questo Barquinsen, che comunque sia non lo sceglierei già solo per il fatto che è infortunato 2 mesi, ma tra l'altro non ha grandissime doti.
Poi abbiamo John Rules, che l'abbiamo in prestito dall'Ipswich Town, che forse è un po' più centravanti più che altro, perché poi non ha tanto dribbling, quindi sicuramente non lo utilizzerei. Poi abbiamo Vagorn, Martin Vagorn, e qui già cambia la musica. Anche se, regà, non è che sia un fenomeno anche questo, però almeno vedo già che è di piede invertito, quindi sicuramente potrebbe tornarci molto più utile da questa parte. Ha delle doti non eccezionali tecnicamente, diciamola così, non è nemmeno velocissimo, però quantomeno da quella parte ci potrebbe sicuramente andare a coprire quel ruolo. La cosa che vedo buona di questo giocatore è che ha un 14 a calci piazzati. Ho notato che quest'anno, ragazzi, segnano spesso i calci piazzati, abbastanza discretamente, bravo, non è un fenomeno, però anche se i calci d'angolo. Quindi sicuramente è uno che forse farei giocare titolare, quindi Wagorn l'andiamo sicuramente intanto a mettere da quella parte, anche perché non è che abbiamo mille alternative, ragazzi, quindi dobbiamo anche un po' adattare. Io vedo questo James Collin, che è dal 2022-2024 che sta qui al Derby County, 42 presenze, 11 gol fatti fino adesso. Sicuramente non è la seconda punta che cerchiamo. Poi c'è Washington, che anche lui sicuramente è più un attaccante che pressa, però bene o male potrebbe fare anche la seconda punta, anche se non è bravissimo nei passaggi. Ma non è che abbiamo molto, regà, cioè, detto fra noi, non è che abbiamo veramente molto. Sicuramente farei, metterei in campo anche questo Sibley, che tra l'altro ha fatto tutta la carriera, vedo ora, sono 7 anni che è al Derby County, 109 presenze, 10 gol fatti, attaccante esterno, sostenere, vedo quel dribbling 14 che secondo me è tanta roba, anche una buona tecnica, fantasia 13, resistenza 13, quindi sicuramente lui potrebbe tornarci utile da quella parte, magari alternandosi con Vagorn. Solo che il problema di Sibley, che è infortunato per 4-7 settimane, qui cominciamo male pure con gli infortunati, me li ritrovo già qui, quindi magari lo teniamo per adesso, che sarà la riserva. Vediamo un attimo come intanto dobbiamo trovare altri tre giocatori che ci mancano, regà, perché veramente la vedo dura a sto punto. Tra l'altro Laing sta sul mercato, io sul mercato non ce lo metterei, perché forse uno dei pochi che abbiamo che ha un buon dribbling, che ha un buon cross, è velocissimo, quindi io sicuramente lo toglierei dal mercato Laing e lo metterei qui come ala invertita attaccare. Dopodiché ci mancano i due, tra l'altro l'esterno completo attaccare non l'avevo ancora messo, ci metterei Wilson per ora, raga, tanto meglio di così non è che possiamo fare. Ci mancano quindi quei due lì davanti, l'attaccante di sostegno e la seconda punta. Ora diventa un problema, nel senso che non è che abbiamo tantissimo, o utilizziamo John Hughes come, che è in prestito dall'Arsenal, tra l'altro, non dall'Ipswich Town, dall'Arsenal, o utilizziamo lui come attaccante di sostegno, che comunque ha una buona tecnica, o lo utilizziamo come seconda punta a sostenere. Non avrà una buona forza, poco intuito, io forse lo utilizzerei più come attaccante di sostegno, che quantomeno è forse un po' più il suo ruolo. Il problema ora nasce dal fatto che non trovo al momento una seconda punta adatta da far giocare lì davanti. Sicuramente Collins è l'unico, forse, più che altro perché ha quel senza palle, gioco di squadra 16, che ci potrebbero tornare utili, cerca di infastidire gli avversari, chiede il sostegno dei tifosi. Giocatore sicuramente d'esperienza, Collins, forse tra tutti questi al momento farei giocare lui, ma più che altro, regà, perché gli altri, Sibley infortunato, Barquizen infortunato, Washington infortunato, cioè, regà, non è che ci rimane molto. E la cosa che mi fa piacere è che adesso con me tutti i giocatori vedo già questa linea dei due giocatori di centrocampo, che mi fa capire subito che perlomeno loro sono in sintonia. Almeno già avere due giocatori in partenza, soprattutto nel duo di centrocampo, che si trovano già bene tra di loro e si conoscono, questo ci fa piacere, viste le tante carenze che abbiamo nella formazione, quindi almeno questo. Dopodiché dovremmo andare a selezionare anche
le riserve di questi giocatori, che diventa facile per il portiere, anche perché abbiamo solo quello. Il difensore centrale per adesso ne abbiamo uno, quindi selezioniamo solo quello. Niambe per forza a destra, perché è l'unico destro che ci abbiamo, o comunque avevamo Ward anche, sì, abbiamo visto pure Ward. Questo non lo so, sta cosa, se mettere Ward tra l'altro come titolare, forse sì, prima alla fine abbiamo deciso per Ward, però Wilson me lo segna come meglio in quel ruolo, non lo so, magari scrivetemelo voi qua sotto nei commenti, ragazzi, se li conoscete questi tre terzini destri, voi li avreste scelto. Per adesso lo lascio così. A sinistra per forza Forsyth lo mettiamo lì, come terzino sostenere di riserva. Ripeto, forse sarebbe stato più giusto che lui avesse giocato titolare, però perché comunque è un veterano della squadra, eccetera eccetera, però raga, 34 anni, una scarsa velocità, forse mi farebbe propendere per metterlo in panchina. Dopodiché viene il bello, anzi viene il brutto, raga, perché i due di centrocampo non abbiamo di fatto un mediano di riserva, perché nonostante questo Fornax, che un po' forse lui mi ispira, tra l'altro è il primo ruolo che può fare, però quell'11 solamente a marcatura e quel 10 a concentrazione sicuramente dovrà migliorare, però certo meglio degli altri, e quindi sicuramente lo mettiamo lì come incontrista difesa. Regista arretrato diventa un po' un problema, o meglio, lui lo potrebbe fare, però poco a gioco di squadra, e per un regista non è il massimo avere quel gioco di squadra 10, però è pure vero che gli altri sono forse persino peggio, quindi non saprei assolutamente chi scegliere. C'è Elliot Templeton, che probabilmente potrebbe farlo, no, decisioni 9, posizione 9, no, io regà, io scelgo tranquillamente, a meno che Corey Smith, ecco, forse Smith è l'unico, regà, non ce ne stanno altri, lasciamo, anche se pure Corey Smith me l'ha messo già sul mercato, ma beh, giustamente magari giocavano con altro modulo e non servivano sti giocatori, ma a noi ci servono come il pane, raga, quindi sicuramente li andrò a togliere dalla lista dei trasferimenti, almeno fino a che non possiamo comprarci altri giocatori. Anzi, tra l'altro vi dico subito, intanto cominciate a segnalarmi giocatori a raffica per questo campionato, che conosco pochissimo, giocatori che conosco pochissimo, quindi segnalatevi tutti quelli che conoscete, che presumete che possiamo comprare per andare a sistemarci i ruoli dove abbiamo delle mancanze clamorose con questa tattica. Ovvero, il primo che mi viene in mente sicuramente all'esterno a destra, a meno che non sapete che uno dei tre di esterni destri che abbiamo di difesa siano forti, ma la vedo veramente male, soprattutto anche lì davanti non mi convince tanto. L'attaccante già la vedo la seconda punta, che non è un granché. Tra l'altro abbiamo messo Collins, ma la riserva di Collins non saprei proprio chi è, raga, perché adesso che arriviamo a quei tre lì davanti mi viene proprio da ridere. E tra l'altro sì, ecco, dobbiamo arrivare ora a quei tre lì davanti, e quei tre lì davanti l'unico a disposizione che ci rimane è Nun, che tra l'altro è scarso come a pochi, raga, questo qui, quindi non saprei proprio che farci con questo. E ci rimangono praticamente scoperti i tre ruoli dietro la punta e la seconda punta a sostenere, quindi al 3 luglio al momento abbiamo un attacco che ha solo i titolari e che non sono nemmeno dei fenomeni. Le riserve le abbiamo tutte infortunate, quindi sarà un grave problema questo, ragazzi, proprio un grave problema. Forse qualcuno di questi forse rientra a breve, ma manco tanto, ecco, questo Washington rientra fra 12 giorni, 4 settimane, e lui forse potrebbe fare la seconda punta di riserva. Forse, diciamo che non è nemmeno un fenomeno. Ci mancano comunque quei tre lì dietro, regà, che non saprei proprio chi mettere. Probabilmente lui potrebbe fare l'attaccante di sostegno, in quanto comunque è bravo nei passaggi, nella tecnica, ha un buon dribbling. Certo, non ce lo vedo tantissimo, regà. Forse lo vedrei più come attaccante esterno sostenere. Ma parliamo di un giocatore che comunque rientra fra circa 2 mesi, quindi diventa veramente un problema. Mi sono presa una bella gatta da pelare, raga, con questa squadra, secondo me. Al momento questa è la formazione, raga, ve la lascio così come sta, tanto avremo modo
tempo di andarla a finire di sistemare, anche perché prima voglio aspettare i vostri consigli sul mercato. Vi ricordo che tra l'altro sul mercato non abbiamo al momento nulla, quindi voglio capire un attimo prima che cosa andare a fare in uscita, se possiamo fare qualcosa in uscita, e magari poi con quei pochi soldi andarci a prendere qualcuno, o magari qualcuno, se sapete che c'è qualcuno svincolato che possa andare a prendere subito, voi consigliatemelo, regà, perché soprattutto in quei ruoli dove abbiamo ste mancanze che sono veramente clamorose, dobbiamo sicuramente andare a fare qualcosina, perché se no la vedo male come inizio di stagione. Allora, le altre due cose che voglio sicuramente andare a capire di questa società, intanto che cosa vogliono da noi per questa stagione, alla fine dell'attuale stagione loro vogliono che raggiungiamo i playoff della League One, e questo potrebbe essere una cosa raggiungibile. L'altra è sì competitivo nella FA Cup, faremo il nostro meglio, sì competitivo nella EFL Cup e sì competitivo nella EFL Trophy, quindi diciamo che a parte dirci di raggiungere comunque sia i playoff, per il resto hanno detto, cioè, nelle coppe giocate cercate di fare il meglio possibile, vediamo dove arriviamo. Ed è il nostro obiettivo principale, sarà il nostro obiettivo principale quello sicuramente di andare a raggiungere almeno i playoff, io spero qualcosina in più, regà, però vediamo come si mette poi la stagione. Sicuramente le altre cose della mentalità della dirigenza, sviluppare i giocatori usando la scuola calcio del club e giocare un calcio divertente. Con questa tattica di Thiago Motta su quello ci posso mettere la mano sul fuoco, e sicuramente un calcio divertente. Speriamo che riusciamo a mettere tutti quanti nei ruoli giusti, in modo di non far divertire solo gli avversari, raga, perché quello se non veramente mi comincia a preoccupare. Lavorare nei limiti del fondo ingaggi, e quella è una cosa che avevo già anticipato io senza che me lo dicesse la dirigenza, quindi è una cosa che faccio praticamente sempre in tutte le carriere, lavorare nei limiti degli ingaggi, comunque cercare di tenere il bilancio a posto, quindi era una cosa che avrei fatto in maniera scontata. Vediamo i sostenitori, anche diciamo i nostri tifosi, i famosi i Rams, gli Arieti, così soprannominati, che cosa ci chiedono, ovvero di sviluppare i giocatori usando la scuola calcio del club. Adesso andremo a dare un'occhiata alla scuola calcio del club, che magari ora, raga, ci tiriamo fuori qualcosa di quello che ci manca in prima squadra. Cercare di battere il Nottingham Forest se ti tocca affrontarli, cosa che sicuramente non capiterà in questa stagione, così come non ci capiterà di battere Leicester e forse il Burton, io non so il Burton dove sta, sta in Ligue 1, quindi sicuramente i tifosi sentono parecchio comunque sia il derby con il Burton Albion, che credo sia un derby, e poi raggiungere i playoff della EF Ligue 1. Quindi diciamo che sono tutti obiettivi abbastanza realizzabili in questa stagione. Voglio andare a vedere questa, diciamo, la scuola da calcio del club, vediamo se riusciamo a tirarci fuori qualche cosina. Allora, ci dice che Jack Rooney potrebbe diventare più forte di Curtis Nelson, che secondo me ne che ci vuole molto. Vediamo Jack Rooney, che comunque ha un buon colpo di testa, bravo in marcatura, ecco, secondo me questo è uno che potremmo portare subito in prima squadra, primo perché tra l'altro abbiamo tre difensori centrali e ce ne servirebbero quattro, perché un sostituto per ognuno, quindi senza andare a fare mercato magari con i difensori centrali, almeno per adesso, visto che siamo messi male con il budget di mercato, io questo lo porterei subito in prima squadra, Jack Rooney, che ci potrebbe tornare utile. Poi l'altro giovane punta, Brown, 16 anni, ha una grandissima determinazione, proprio grandissima determinazione, raga, e secondo me questo può migliorare molto. Vediamo se come seconda punta ci potrebbe stare. È un buon gioco di squadra, buona fantasia, forte fisicamente, 1,82-83 kg, 14 a forza, tecnica 11, regà, io quasi quasi questo, non so voi cosa ne pensate, me lo porterei in prima squadra per fargli fare almeno la riserva per adesso a Collins come seconda punta a sostenere. Io mi porto pure questa, anche perché comunque abbiamo veramente delle mancanze proprio numeriche, regà, in prima squadra, quindi sicuramente qualcuno di questi li devo portare per forza, perché se no manco le amichevoli prestagionali possiamo fare. Poi abbiamo quel Radcliffe, che non mi piace con la determinazione 4, non è sicuramente bravo come doti mentali assolutamente, contrasti e marcatura 9 e 9, lo porta come incontrista a difendere, io forse questo non lo so quanto lo vedrei bene in prima squadra. Intuito e posizione rispettivamente 8 e 9, è senza palla 7, visioni
visione di gioco 8, decisioni 9, concentrazioni 9. Questo non lo so, ragazzi, lo porterei per adesso, anche perché bene o male qualcosina ci abbiamo lì a centrocampo, quindi eviterei. Poi abbiamo Robinson pure, un altro centrocampista difensivo, questo forse un po' meglio del compagno di squadra dell'Under 21, diciamo, però anche questo forse lo lascerei per adesso in stand by. Non abbiamo grandi, diciamo, grande bisogno di giocatori a centrocampo nella linea difensiva, nella linea di due, diciamo che abbiamo due titolari e due riserve, quindi chi mi interessa di più forse è Lince, che è un trequartista, dice può fare la mezzala d'attacco e può fare l'attaccante di sostegno. Questa ci potrebbe far piacere, questa cosa, anche se già vedo che è decisioni 7, controllo palla 9, non è un giocatore tantissimo tecnico, agilità 9, non è nemmeno agilissimo, però a 19 anni non so quanto potrebbe migliorare. Magari se lo conoscete, ragazzi, scrivetemelo voi qua sotto se magari ci potrebbe tornare utile nella prima squadra. Poi c'è Hammond, che lui è piede destro, quindi sicuramente forse più come ala invertita lo farei giocare, e non è il massimo perché tiri da lontano già vedo 6, freddezza 8, cross 9, decisioni 9. Non è sicuramente anche lui un grandissimo fenomeno. Max Bardel, giovane difensore centrale, ecco, questo poteva essere interessante come difensore centrale, perché comunque sì, a 20 anni forse un po' può migliorare, anche se non ha una grande determinazione, non ha una grande aggressività, però sicuramente poteva essere un giocatore interessante. Non capisco le caratteristiche generali abbia gli 1-2 difensore centrale, vabbè, non so come l'abbia presa questa caratteristica generale, però diciamo che pure coi centrali, alla fine avendo promosso quell'altro Rooney, abbiamo tutte e quattro i centrali, due di riserve e due titolari, anche se non è che siano dei fenomeni anche titolari, però sicuramente non fa il caso nostro Bardelle, anche perché se non sbaglio già ho visto infortunato 7 mesi, quindi pure se poteva far caso nostro, ragazzi, lo dovevamo scordare. E altri non vedo nulla di promettente. Poi sicuramente ne avremo anche qualcun altro qui, c'è sto Davidson che è un'ala, determinazione 5, non vedo grosse cose, raga, quindi per adesso io a meno che, ripeto, raga, se voi conoscete qualcuno di questi che al momento mi è sfuggito qui nell'Under 21, che sapete che diventa forte, che sapete che ha un grande margine di crescita, voi segnalatemelo, io magari la prossima volta gli vado a dare un'occhiata. Quindi abbiamo portato anche Jack Rooney, che sicuramente ci potrebbe far comodo lì con i centrali di difesa, che già non siamo messi benissimo, quantomeno a fare il quarto centrale, diciamo il secondo di riserva. E questo è per quello che riguarda la formazione. Allora, situazione contratti, abbiamo tanti giocatori all'ultimo anno di contratto. Il primo che vedo, probabilmente più importante, Arjen, che sicuramente sarà uno dei primi a cui andremo a rinnovare il contratto. Poi ci sono i vari Lang, Wagorn, Collins, Bird. Ne abbiamo un fottio, ragazzi, di giocatori all'ultimo anno di contratto. Da una parte è meglio, perché così possiamo valutare a chi andare a rinnovare il contratto e chi magari lasciare andare, anche perché io vedo un sacco di giocatori 34, 32 anni, 33 anni, quindi sicuramente dobbiamo un attimo valutare bene chi possiamo tenere, chi vogliamo tenere, chi magari invece non è il caso che rimanga altre stagioni qui. Magari poterlo andare a dare via immediatamente sarebbe il massimo, in modo da recuperarci anche qualcosa. Tra l'altro vedo anche qualche stipendio abbastanza alto per essere una terza divisione inglese, 485.000 euro, sia Bird che Collins. Bird però è un 22enne, quindi tra l'altro è quello che stiamo utilizzando come incontrista difensivo titolare, quindi sicuramente Bird ce lo terremo tranquillamente, anche perché comunque ci porta che ha un potenziale notevole. È una clausola, tra l'altro, di rinnovo automatico di un anno, quindi sicuramente Bird ci sta bene così. Però quel Collins, 32 anni, che è un giocatore comunque addirittura marginale, 485.000 euro di stipendio, non all'altezza della rosa e all'ultimo anno di contratto, è un giocatore che dobbiamo andare a sostituire. Quindi è uno di quelli che sicuramente per primi dovete andarmi a segnalare un attaccante da poter prendere al suo posto, perché al momento siamo in mano a Collins lì davanti, che chi segue anche la carriera
carriera col Benevento, mise a tanto tipo di improda di quei giocatori lì, e voi sapete insomma che dobbiamo cercare di andarci a togliere il prima possibile. Allora, questa situazione contratti la andremo, guardate quanti sono, raga, sono tantissimi, andremo a sistemare un po' alla volta. La situazione delle aspettative della dirigenza le abbiamo già viste prima. La preparazione pre-campionato intanto lascerei sul tattico, dopodiché andrò a sistemare magari un pochino nel dettaglio anche questa cosa qui. Per adesso non selezioniamo la rosa. L'altra cosa che voglio andare a vedere è lo staff tecnico, come siamo messi. Possiamo prendere 5 preparatori, tra l'altro ce ne manca solamente uno di collaboratore tecnico, e quindi vediamo un po' dove magari ci manca un po' di più questa cosa. Allora, vediamo dove possiamo andare ad alzare un pochino le stelline, o comunque sia ad alleggerire, cosa che faccio sempre praticamente. Dobbiamo cercare di andare a alleggerire il carico dei preparatori, e magari se riusciamo ad aumentare anche qualche stellina. Diciamo che per i portieri 3 stelle siamo abbastanza messi bene, con il carico leggero entrambi. Per quello che riguarda la difesa non siamo messi bene, perché diciamo che c'è il nostro Stefano Eranio che sta facendo già 3 responsabilità su difesa, attacco e possesso, dove sicuramente noi siamo migliori sul possesso e avremmo 5 stelle, che non sarebbe male. Però è pure vero che andremo a lasciare sguarniti altri compiti, quindi sicuramente dobbiamo andare a capire chi proprio, tipo Bradley Johnson, che non è secondo me proprio in grado, quindi magari lo potremmo andare a sostituire. Preparatori atletici non vedo dei fenomeni, però quantomeno se questo è Robinson lo sposto di qua, almeno abbiamo 3,5 stelle e Buxton magari gli do come compiti la forma fisica, sia forza che velocità, in modo che mi vada ad alleggerire tutto quanto la forma fisica. Dopodiché, per quanto riguarda la tecnica, abbiamo Ashab che ha 3 stelle con un carico medio, magari gli diamo anche... Io di solito una cosa che faccio sempre, raga, è a dare l'allenatore in secondo, comunque l'allenatore dell'Under 21, più compiti, anche se poi magari li fa solamente con una stella o 2 stelle, però se vedete è già andato ad alleggerire tutti quanti i compiti del preparatore, e questo già è tanto. Dopodiché la cosa che andrò sicuramente a fare è capire dove proprio siamo scarsi, sicuramente attacco tecnica, dove potrei sicuramente mettere anche qui Eranio a seguire i compiti dell'attacco tecnica, ma pure qui siamo, poi se metto di qua tattica diventa di meno, quindi sicuramente se dovessi proprio andare a prendere qualcuno sicuramente metterei attacco tecnica, anche perché gli altri bene o male siamo intorno alle 3,5 stelle, che per una terza divisione inglese ci potrebbe anche stare. Magari potremmo, se no, andare a licenziare Bradley Johnson, vediamo se lo possiamo fare. Bradley Johnson, che tra l'altro non ho capito, fa il giocatore, credo faccia il giocatore, fa il giocatore e il collaboratore tecnico, non ho capito, sì, praticamente sta nell'Under 21 come giocatore e tra l'altro è anche collaboratore tecnico, ha 91.000 euro di stipendio, che proprio andarlo a licenziare non credo che ne valga la pena. Quindi io dico, regà, che secondo me per adesso diamoci solo a prendere un attaccante, diciamo un preparatore per l'attacco, per la tecnica, e poi penso va bene così. Per il resto potrebbe anche andare bene così. Certo, vorrei un altro buon preparatore della forma fisica, sicuramente quello sì, però bene o male 3,5 stelle entrambi ci potrebbe anche stare, quindi sicuramente andrò a prendere un preparatore attacco tecnica, Cenzo Scifo tra l'altro come collaboratore tecnico, attacco tecnica, che non è male assolutamente. Vediamo se non vuole troppo, magari gli togliamo questo, 2 anni di contratto, 47.000 euro, pare che vada bene, quindi così pure con lo staff tecnico siamo abbastanza messi bene. Per ora lo staff medico ci abbiamo tutti, gli osservatori eviterei di mettere, io di solito al primo anno evito sempre di mettere troppi, direttore tecnico, analisi del reclutamento, che servono, magari con gli anni servono, regà, però in terza divisione inglese se ci andiamo a risparmiare qualcosa sugli stipendi, quantomeno per lo staff, non è che ci faccia male, poi magari abbiamo tutto il tempo di prenderli più in là. Questo è per quanto riguarda anche lo staff tecnico, che
Dico la sincera verità, io pensavo stessimo messi peggio, probabilmente comunque sia un po' meglio nella serie inglese, perché se eravamo in C, io ho visto al Benevento quando ho cominciato la carriera al Benevento, come tutte le volte che comincio la carriera in Serie C. In Italia abbiamo meno preparatori da poter prendere, sono un po' più scarsi, quindi è molto più difficoltoso. In realtà ho già visto che abbiamo molti preparatori, tra l'altro qui in Inghilterra ho visto che puoi anche utilizzare come aiuto, diciamo, per la preparazione quelli dell'Under 21, soprattutto l'allenatore dell'Under 21, quindi questo ti dà anche una buona mano per tenere i carichi di allenamento abbastanza leggeri e va sicuramente ad essere utile nel corso dell'anno per la preparazione atletica. Tra l'altro abbiamo due o tre allenatori, due o tre collaboratori che comunque sia sono già 3,5 stelle, ci va bene così, ci andiamo a prendere Enzo Scifo come collaboratore per l'attacco tecnico e direi che per quest'anno siamo messi bene. Poi magari l'altro anno, prossimo anno, verrebbe se veniamo promossi, insomma cerchiamo di andarli mano a mano a sistemare, cercare di fare uno staff tecnico sempre più all'altezza. Io direi che le amichevoli intanto una e l'otto la togliere subito, ma non la posso togliere perché questa è obbligatoria. Magari col Doncaster la toglierei, o meglio tutte quelle che posso regale tolgo, perché poi mi regolo in base a quello che ci rimane di giorni per fare una preparazione decente. Devo dire che tre non le possiamo togliere, però almeno una settimana con Alfredon Town, Chesterfield e Mansfield perlomeno abbiamo già tolto qualcosa, perché troppe amichevoli tutte ravvicinate è una cosa che non faccio mai, perché se no siamo fuori forma e rischiamo di andarci a infortunare. Tra l'altro abbiamo già fatto il primo giorno, questo ce l'ha saltato, vabbè, già ce l'ha fatto lui, fisico, movimento e schemi. Per quello che riguarda sicuramente la prima settimana non è nemmeno messa malissimo, perché lavoriamo molto sul fisico, movimento, sulla tattica e rafforza legami, quindi tutto sommato devo dire che il secondo non ha nemmeno fatto tanto male. L'unica cosa che andrei a sistemare è la domenica, metterei due giorni di riabilitazione, dopodiché all'ultima sessione gli lascerei anche pubblica utilità, in modo che cominciamo a valutare anche come siamo messi con le dinamiche, che voglio andare a vedere, cosa che non ho visto prima. Abbiamo un affiatamento di squadra scarso, nemmeno a dirlo, però già ho visto parecchi giocatori nuovi, quindi ci potrebbe stare. Giocatori più influenti abbiamo Forsyth, che è un giocatore leader, quello che dicevamo prima, regalo visto al volo, terzino sinistro, 267 presenze, è ovvio che sono tantissimi anni, 12 anni che sta qui al Derby County, è un uomo squadra di fatto Forsyth, quindi sicuramente non lo andrei a togliere dalla squadra, dalla formazione, non lo venderei perché comunque è un leader di questa squadra, quindi lo lascerei, così come Arien, che abbiamo già detto che sarà il titolare. Tra l'altro vedo che giocatori molto influenti, c'è Beard che sarà il nostro titolare nel centrocampo a 2, Nelson e Cashin neanche sono giocatori molto influenti, Bradley è vice capitano addirittura, però Bradley ancora non abbiamo deciso se farlo giocare o no, perché come ho detto prima è abbastanza lento come difensore centrale, però considerando che gli altri non è che siano dei fenomeni, probabilmente può darsi che andrà a giocare anche lui. Poi abbiamo Vagorn comunque sia, che è comunque un altro giocatore molto influente, dopodiché gli altri vanno da influenti a meno. Diciamo che siamo messi bene con la gerarchia, perché abbiamo due leader, di cui uno è sicuramente il titolare che è Arien, l'altro Forsyth comunque si giocherà più di qualche partita, però il problema è che entrambi si avvicinano alla fine della carriera, quindi sicuramente sarà da tenerci buoni. Beard sicuramente, perché magari potrebbe prendere il posto loro, anche perché comunque a 15 ha carisma, quindi lo vedo già un giocatore che anche se ha 22 anni nel futuro sicuramente potrebbe diventare il leader di questa squadra. E dopodiché avremo sicuramente Cashin, che è un giocatore molto giovane, 21 anni, però pure lui comunque carisma 12, è un giocatore secondo me dal buon potenziale, se non fosse che ancora molto lento, secondo me Cashin neanche è un giocatore dal buon potenziale, quindi devo dire che bene o male nella gerarchia di squadra non siamo messi malissimo. Già avere due leader è importante, cerchiamo di mantenerceli comunque sia
buoni tutte e due, anzi sicuramente la prima cosa che farò è andare a rinnovare il contratto a Arrien, che ce l'ha in scadenza. Forsyth, vediamo raga, Forsyth, perché comunque sia è vero che è un leader per questa squadra, 267 presenze, tutto quello che volete, però pure 34 anni, comunque sia non è uno che ce lo vorrei portarmelo per le prossime stagioni, anche Serie A, cioè, è capace pure che da qui a fine della stagione si ritira, quindi sicuramente poi dovremmo andare a cercare anche un terzino sinistro. Dicevamo, per quello che riguarda la programmazione della preparazione, la prima settimana la lascerei così, abbastanza messa bene. La seconda settimana forse farei anche un po' d'allenamento proprio fisico, regà, quindi sicuramente metterei autonomia e come seconda anche la resistenza. Dopodiché metterei una riabilitazione, dopodiché il giorno dopo totale, e lavorerei anche un po' sulla tattica sicuramente. E riabilitazione è una cosa che utilizzo spesso, raga, riabilitazione soprattutto nella preparazione, perché altrimenti andiamo a rischiare di farli infortunare tutti, anche se raga aspettatevi che tanto gli infortuni come ci sono sempre, quindi no, ormai è fisiologica sta cosa. Io vorrei sapere mercoledì, perché ha messo due totali e una partitella, cioè già so sicuro che arriveranno gli infortuni, messo pure così l'allenamento lo vedo malissimo proprio, quindi l'andrò a togliere. Lavoriamo sicuramente magari più sullo specifico, quindi prima attacco e poi difesa e movimento. Il giorno dopo potrei pure lasciargli riabilitazione, magari lavoriamo anche un po' sulla tecnica, quindi creazione e occasione, e magari sulla transizione. Il venerdì, nella partita, nel giorno prima della partita dell'amichevole contro il Chesterfield, magari lavoriamo su un totale e poi sulle tattiche partita. Il giorno dopo riabilitazione, assolutamente non il totale, il giorno dopo la partita gli metterei due sessioni di riabilitazione. E poi rafforza legami, per quello che vi dico sempre, di cercare di andare a migliorare le dinamiche di squadra, che al momento sono veramente scarse, raga. Queste le prime due settimane di preparazione per quello che riguarda la settimana ancora dopo, quella che va dal 17 al 23, dove ci ritroveremo già, come ci fa notare, prestagione, tattico a metà della preparazione, perché comunque sia voglio capire quando parte il campionato. Il campionato partirà la Ligue 1 il 5 di agosto con Wigan, quindi di fatto abbiamo un mese, 4 settimane per andarci ad allenare. Infatti queste erano le prime due settimane, di fatto ce ne rimangono due prima di andare a cominciare il campionato, e quindi non abbiamo nemmeno tutta quanta l'estate per andarci a preparare. Il primo anno è così, poi l'anno prossimo comunque sia il campionato, se non sbaglio, finisce un pochino prima e la preparazione più che altro comincerà prima, quindi avremo un po' più tempo per andarci a preparare per la stagione che inizierà. In questo caso cominciamo dal 3 di luglio, il 5 e l'8 di agosto comincerà, il 5 di agosto comincerà la stagione, quindi abbiamo di fatto 4 settimane solamente per andarci a preparare, cosa che non mi piace tantissimo, più che altro perché non possiamo fare una preparazione intensa all'inizio, dopodiché magari andare a scalare un po' fino ad iniziare il campionato. E quindi farò sicuramente le prime due settimane un po' più intense come ho fatto, le seconde due settimane magari caleremo un po' più con cioè un po' meno con il fisico, e cercheremo sicuramente di andare a cominciare a capire la parte tecnica e la parte tattica, che al momento non abbiamo lavorato nulla, quindi sicuramente andrò a mettere attacco senza palla, difesa senza palla, e poi sicuramente qualcosa ancora dell'attacco, un totale il mercoledì ci può stare, lo lasciamo, poi lavoriamo ancora sulla tecnica, creazione e occasioni, e sicuramente circolazione della palla, riabilitazione ci può stare il giovedì, però poi andiamo a lavorare anche un po' sui calci piazzati, perché se no non ci lavoriamo mai, e andrei a mettere anche un tattica in generale, diciamo, per chiudere la giornata. Dopodiché il venerdì mattina non faccio mai prima della partita grossi allenamenti, però è pure vero che siamo in preparazione, non abbiamo tantissimo tempo, quindi ce l'andremo a rischiare con il totale, poi tattiche partita e poi abbiamo la partita. Sicuramente il giorno dopo non andrò a utilizzare movimento, perché magari almeno li lascia a riposo il giorno dopo, anzi la metto comunque due di riabilitazione, e metterò anche pubblico utilità in modo da andare ad aumentare le dinamiche di squadra.
Dopodiché l'ultima, di faccio la penultima, perché poi nella, in quella che va dal 31 al 5 comincerà il campionato, quindi la, magari la faremo la prossima volta e andremo a farla nello specifico in base all'avversario che avremo. Quindi questa settimana, che sarà l'ultima, quella che va dal 24 al 30, andremo a utilizzare sicuramente un misto un po' di tutto, quindi utilizzeremo sicuramente il lunedì fisico, sicuramente movimento, sicuramente schemi di squadra lo lascerei, quindi lascerò il lunedì solamente come giornata molto più pesante d'allenamento. Dopodiché andrei a lavorare sull'attacco, sulle sovrapposizioni d'attacco, l'attacco di prima e l'attacco ragionato. Dopodiché il mercoledì passerei invece alla fase difensiva, difesa disimpegnata e difesa impegnata, e dopodiché anche la palle, sulle palle alte, raga, perché dobbiamo anche allenarci un po' sulla difesa delle palle alte. Il giovedì, se voi vedete, i primi tre giorni di allenamento saranno pesantissimi, quindi il giovedì io cercherei di una buona riabilitazione, almeno un paio di giorni, e rafforza legami, un paio di sessioni ovviamente, non un paio di giorni, e rafforza legami come ultima sessione. Per quello che riguarda il giorno prima della partita, sicuramente metterei preparazione alla partita e lavorerei magari anche sui calci di rigore. Dopodiché giochiamo la partita col Watford, due sessioni di riabilitazione e la revisione della partita. Questo sarà quello che faremo in allenamento nelle prime 4 settimane di allenamento. Dopodiché, a mano, quando comincerà il campionato, andremo a vedere, come faccio anche con l'altra carriera, in base all'avversario, in base alle partite che abbiamo, in base agli impegni che avremo settimanalmente, vedremo come andare a sistemare al meglio gli allenamenti. Allora, io direi che come questo primo episodio, ragazzi, potremmo anche stare senza andare a mettere troppa carne a cuocere. Abbiamo visto i contratti, abbiamo visto la tattica, abbiamo sistemato un po' i giocatori, abbiamo visto gli allenamenti, abbiamo visto i preparatori, abbiamo visto quello che vuole la dirigenza da noi per questa stagione. Io mi fermerei qui, intanto come prima motivazione vi dico perché vorrei che voi mi scriveste qua sotto nei commenti quello che vi chiedevo prima: se avete dei giocatori da consigliarmi in base a quello che avete visto, per come abbiamo sistemato i giocatori nella tattica, tutti quei ruoli dove veramente ho fatto difficoltà ad andare a sistemare i giocatori perché non ne abbiamo prove, a parte perché non ne abbiamo proprio, perché alcuni ci mancano proprio i ruoli, perché lì davanti abbiamo una marea di infortunati anche abbastanza pesanti, quindi ci mancano i ruoli. Non saprei come andarli a comprare, perché comunque sia non abbiamo budget mercato in questo momento, quindi se avete delle idee di mercato low cost, proprio low cost, ma proprio low cost, perché veramente non abbiamo nulla, o se avete già delle idee su chi andare a vendere di questi giocatori qui, anche se non è che pure a vendere possiamo vendere molto, perché quei tre magari forse un paio li venderei pure, infortunati, però non li possiamo vendere perché non si riprenderebbe nessuno perché sono infortunati. Tutte le idee che avete su quello che abbiamo fatto finora, scrivetemelo qua sotto, soprattutto di mercato, raga, perché ne abbiamo veramente bisogno. Nei prossimi episodi sicuramente cominceremo ad andare a vedere qualche amichevole, cominceremo ad andare a capire come potrebbe girare questa formazione, come può girare questa squadra, come saranno le prestazioni dei giocatori. E io mi aspetto tanto da questa squadra, però la paura mia è che da alcuni di questi giocatori che ho messo in rosa non mi posso aspettare grandi cose. Però è proprio questo il bello, io non vedo l'ora di cominciare a fare le partite, raga, perché sono stra sconvinto che sicuramente con questa serie ci divertiamo, in questo campionato ci divertiremo. Io intanto ve la lascio qui, ve la chiudo qui questo primo episodio di The Runs, della nostra carriera al Derby County. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like per questa serie, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, e raga, vamos!